Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola. Fiore di Sicilia, c'è la Sardegna, paradiso in mezzo al blu, ma c'è un'isola che desta meraviglia, si chiama Capri e non si scorda più, poi Napoli, Sorrento e così via, l'Italia è un souvenir di simpatia, amore, pizza ed allegria, che bella l'Italia. Venezia che sorride a tutto il mondo, come una donna sempre ti innamorerò. Roma eterna visitata dalla gente, per le bellezze e per l'antichità. Firenze quell'artistica città, che mai nessuno al mondo scorderà. Amore, pizza ed allegria. Quando c'è la luna piena a Portofino, del vino bianco la ragazza insieme a te, può cambiare in quell'istante il tuo destino, perché un amore più splendido non c'è, i laghi, le montagne e così via, l'Italia sempre tanta fantasia, amore, pizza ed allegria. Stop.